Ecco, vediamo adesso come poter riparare il cassettino portaoggetti. Premetto che siamo al buio perché mi trovo in garage e c'è scarsa luce. Sul fondo, quello che vedete sono quattro viti con testa torque 20, quindi vi dovete procurare una chiave torque 20. Queste viti non le vedete perché sono protette da un profilo di plastica che sarà sufficiente tirare, viene via e così avete le quattro viti. Le smontate, poi avete anche il fermo del portellino che va in su, che è ad incastro, basta semplicemente tirarlo, al limite mettete una goccia di svitol in modo che si sfili facilmente. In questo modo qui lui, una volta tirato, si sgancia e svitate le quattro vite, il portellino viene via. Dunque, il portellino, una volta girato, è assemblato in presso fusione, in sostanza non ci sono viti, è presso fuso e quindi è tutto un pezzo. Bisognerà quindi piano piano con un cacciavite largo partire dalla parte posteriore in modo che non si rovini il profilo a vista e piano piano forzare fino a spaccare tutti i punti di contatto che vi indico, che sono presso fusi, quindi è un lavoro un po' delicato, ma una volta fatto si risparmiano un po' di soldi. Il mio è stato facilmente aperto perché è già la seconda volta che mi capita questo problema, quindi era già stato incollato. In sostanza questo succede quando la chiusura, che adesso andiamo a vedere, si sgancia in sostanza, vedete questo piolino? Questo qui si sgancia, a furia di aprire e chiudere si sfila, si alza il meccanismo, ecco, questo qui si sfila, si alza il meccanismo, di chiusura e non chiude più bene. Basta rimetterlo a posto, premerlo per bene e successivamente mettere un punto di colla. Questo è il lavoro che fa il meccanismo, una volta chiuso lui si aggancia e resta fermo, poi quando andate a premere con la maniglietta dall'esterno lui sgancia e apre il portellino. Quindi sostanzialmente è una cavolata il danno, se così lo si può chiamare, perché è semplicemente un cattivo assemblaggio alla fine. Come vedete adesso vi sto rindicando i punti dove bisognerà mettere la colla. Io ho utilizzato del Bostik, che ho messo su una delle facce, ne ho messo un po' in maniera un po' abbondante, ecco adesso vi mostro. L'ho messo in maniera un po' abbondante per far sì che non ho poi aspettato che si asciugasse il mastice. Ho semplicemente messo su l'altro pezzo e ho lasciato che si asciugasse con il pezzo già a contatto. Cercate di metterlo molto meglio di come lo sto mettendo io perché poi lo ripasso con calma. Però vedete, fate attenzione, questa è la parte anteriore, quella che è a vista, mettetene a sufficienza in modo che quando appoggiate l'altro lato ci sia il contatto tra le due parti e la colla vada bene ad attaccarsi. Questo è quello che vi dicevo, mettete anche una punta di mastice lì sul piolino in modo che diventi un po' più difficile che si sfili. Io avevo già fatto quel lavoro lì la prima volta, ma purtroppo apri e chiudi si è sfilato un'altra volta. Come vedete, c'è un foro centrale nella parte interna del coso, quindi attenzione quando lo aprite che sì, ritroverete quel foro. Ecco qua, prima di rimontare, qui è passato meno di un minuto adesso che io ho fatto combaciare le due parti, quindi prima di andare a rimontare il tutto, fate questa prova qui. Agite direttamente sulle chiusure che devono restare agganciate quando le lasciate, ecco, così teoricamente sarebbe agganciata al fermo sul telaio della macchina. E andate a premere dalla parte posteriore la maniglietta per farlo scattare. Se fa questo lavoro, vuol dire che l'operazione di riparazione è andata a buon fine. Adesso attendete soltanto che il materiale si asciughi per bene e rimontate il tutto.
Spero che sia stato utile. Io quando mi sono rivolto in officina mi avevano cercato uno sproposito per la riparazione, quindi valutate voi, rotto per rotto potete riparare.